Prima presentazione a Savona, alla Feltrinelli Point, del libro sul cyberbullismo, la complicata vita sociale dei nostri figli iperconnessi, scritto da Ilaria Caprioglio. Quali sono i consigli principali che vuoi dare ai genitori che si trovano a affrontare questa situazione? Ma sicuramente non considerare bullismo e cyberbullismo come due fenomeni separati, perché quasi sempre gli episodi si verificano nella vita reale e poi si trasferiscono in quella virtuale. Pensiamo magari a fenomeni dove i ragazzini vengono picchiati o vengono derisi, poi vengono ripresi e diventano virali. Per cui la gogna mediatica è molto più incisiva su un ragazzino, sulla sua autostima. I genitori non devono mai abbassare la guardia. Cosa intendo dire? Intendo dire che non devono solo preoccuparsi quando ci sono fenomeni come il blue whale attuale o come per esempio la neck nomination in passato. Devono sempre stare attenti, soprattutto perché episodi di bullismo e cyberbullismo sono un disagio giovanile che c'è, ma che c'è e dovrebbe essere letto fra le mura domestiche. Un altro consiglio è quello di non spezzare l'alleanza scuola-famiglia, che ormai purtroppo molti genitori si sono dimenticati. Cosa intendo dire? Intendo dire che sovente il genitore difende il figlio contro magari l'insegnante, che nel momento in cui richiama un genitore per spiegare che è accaduto un episodio che può rientrare nel bullismo, il genitore magari appunto lo archivia come una bravata. Questo non va fatto, perché non si insegna ai nostri figli quella che è la cultura del rispetto, rispettare l'altro, rispettare le differenze e le fragilità dell'altra persona. Il punto di partenza è anche l'educazione appunto alla diversità, all'unicità che ogni individuo ha. Assolutamente, purtroppo anche gli adulti non danno dei buoni insegnamenti anche online. Pensiamo all'hate speech, cioè il dialogo dell'odio, quello che c'è per esempio su Facebook. Sono gli adulti che lo mettono in pratica e i nostri figli ci osservano. Più delle prediche, i nostri figli hanno bisogno di un esempio coerente e avrebbero anche bisogno di momenti di pausa in cui siamo tutti disconnessi, tutta la famiglia è disconnessa e torna a dialogare.